È chiaro che la rabbia è tantissima, la beffa è grande così, ma anche il Pescara è stato molto molto bello questa sera, complimenti per la prestazione. Stiamo giocando così da tanto tempo, poi occorrerebbe anche un po' di malizia, un po' di attenzione, anche un pizzico di fortuna negli episodi, magari degli arbitri un po' più sereni. Il rigore è evidente, inutile girarci intorno. Ma rigore, ma anche la prima, comunque serve a poco dirlo, anche la prima ammonizione di Drudi scivola, Ogunse può filare verso la porta, non riesce a evitarlo, ma Drudi non fa nulla per fare fallo su Ogunse, perché l'ammonizione? Le normative nuove dicono che quando un giocatore va a terra così come è avvenuto a Drudi, è l'avversario che inciampa, non è che il corpo si volatilizza, ma anche la seconda ammonizione, è chiaro che giocare 20 minuti poi con l'uomo in meno e con qualcuno che abbiamo dovuto cambiare non è stato semplice, ma ci eravamo difesi. L'errore è stato non aver concretizzato fra primo e secondo tempo delle situazioni importanti. Anche nel secondo tempo siamo arrivati a concludere dentro l'area piccola a momenti, non trovando il tempo per la conclusione risoluta. È un peccato, ma vabbè, si vede che è la stagione del Modena, ma non credo che abbiamo dimostrato. Oggi potrebbe iniziare la stagione del Pescara? Ma intanto abbiamo perso, per cui c'è poco da essere allegri, siamo molto arrabbiati, però poi serve veramente a poco che almeno ci serva da lezione, insomma, questa amarezza, perché potevamo essere un po' più furbi, forse perdere tempo, non l'abbiamo mai fatto, forse si è andati anche oltre i 4 minuti di recupero, noi ci abbiamo questo nel DNA. E vabbè, è un peccato, che devo dire, è un peccato. Un Pescara che con Pontisso in quella posizione, con De Risio che ha dato tanta struttura al centrocampo, comanda e domina le partite, non solo questa sera. Andiamo avanti, cioè, sono magre di consolazione, ma sono molto arrabbiato, però sono molto incazzato, mi auguro che dall'altra parte ci sia un po' di sportività e poi ce lo chiediamo a te se non si evidenziano le cose. Io voglio dire, avrei esultato poco, anche se per loro è un risultato importante, avrei esultato poco a fine, soprattutto per rispetto degli avversari, ma qualcuno l'ha fatto, vabbè. Le chiedo due cose. L'arbitro è stato determinante, secondo me. Guarda. Le chiedo due cose. Due settimane fa parlavamo di tutt'altra partita al Mapei Stadium, Reggiana-Modena. È stato molto più bravo il Pescara questa sera oppure la Reggiana è molto più forte? No, ma noi anche lì abbiamo fatto una partita. Il Modena è una squadra che quando accelera davanti è molto pericolosa. Purtroppo lì abbiamo fatto calcio di rigore subito con un errore importante, poi l'abbiamo tenuta in bilico la partita per tanto tempo e poi ne abbiamo fatto un altro di errore, ma noi siamo in grado di essere competitivi, però forse ci manca quel quid che altre squadre hanno, perché a quel punto io dico che con un po' più di mestiere, ma anche il pareggio era secondo me per noi un risultato stretto, perché siamo venuti qui a giocare, ad aggredire, a fare le cose come si deve, lo abbiamo dimostrato. Prima di andare in studio dai nostri ospiti, le chiedo sulla scelta di Cernigoi, che ha fatto una grande partita, poi è entrato Dursi, aveva dei problemi Ferrari o solo scelta tecnica? Ma no, in quel momento la partita era così, Cernigoi, Pontisso, sono giocatori che sono arrivati da poco con noi, noi giochiamo un calcio intenso, stiamo giocando ogni 3 giorni, sono calati Cernigoi e Pontisso. No, intendo, c'è Ferrari. Sì, ma Ferrari è un giocatore che in quel momento serviva un altro tipo di attaccante, ma sarebbe entrato dopo, però poi nel gioco dei cambi è intervenuta l'espulsione di Drudi. Scelta tecnica all'inizio. Inizialmente è una scelta tecnica, perché poi non stava neanche benissimo Ferrari, ma qua gli spazi ci sono per tutti, quindi. Domanda da studio, do l'auricolare al tecnico del Pescara Gaetano Auteri, che ora vi ascolta. Massimo. Sì, buonasera mister, intanto una mia considerazione, perché chiaramente lo voglio dire con grande onestà, io oggi ho visto il miglior Pescara della stagione, quindi complimenti, peccato davvero per il risultato, un risultato ingiusto, assolutamente, c'era un rigore clamoroso non dato all'inizio della partita, una squadra corta, compatta, aggressiva, dominio del gioco per 70 minuti, molto bene le transizioni, questa è la mia considerazione. La domanda la faccio fare a Fabio Ferraresi. No mister, alla luce anche di quello che ha detto lei poco fa, le volevo chiedere dall'alto della sua esperienza come mai ci sono tutti questi punti di differenza che stasera non si sono visti tra il Pescara e il Modena, qual è secondo lei il motivo chiave di questa differenza di punti?
Ma senta, noi siamo diventati durante il campionato, queste squadre qui hanno costruito immediatamente organici, noi avevamo altre problematiche di sfoltirlo, di snellirlo, non ci ha detto bene, perché voglio dire, partite anche col Modena stesso, l'andata con la Reggiana, ma non ci ha detto benissimo, però noi abbiamo un valore consistente stasera, l'abbiamo dimostrato. Non del tutto, perché anche da questo punto di vista loro sono stati più risoluti e noi abbiamo creato le condizioni per fare gol e non siamo stati così risoluti come loro. Poi è chiaro che l'arbitro ci ha messo del suo, ma noi giochiamo così a calcio da tanto tempo, la migliore partita stasera. Anche per la caratura dell'avversario. Non voglio aggiungere nient'altro, perché sono molto arrabbiato, perché chiaramente un epilogo finale... ti amareggia, perché non è un risultato giusto. Posso chiedere una cosa al volo? Quanto manca per Memuscia, Idiambo, Chiarella e Delle Monache? Com'è la situazione? Guardate che quando i giocatori si fermano, anche quando poi riprenderanno e stanno bene, non è che arrivano, hanno la bacchetta magica ed entrano in campo e stanno benissimo. Non lo so, manca un pochino di tempo. Per adesso siamo questi e dobbiamo fare di necessità virtù, ma credo che abbiamo argomenti importanti da questa sconfitta. Dobbiamo trarre insegnamenti comunque, nel senso che... No, lei fa benissimo, dobbiamo, mister, perché la conosciamo. Avere una faccia importante. Lei fa benissimo perché è un perfezionista. No, io mi riferivo al fatto, quando ho detto il miglior Pescara della stagione, se consideriamo il valore dell'avversario, anche perché vorrei così dare un dato. Prima del gol subito a Teramo da Gagno era imbattuto da circa 600 minuti, quindi sappiamo benissimo che la difesa del Modena è solidissima. Anche per questo il miglior Pescara della stagione, a mio avviso. Non lo so, si è solidi, però ci siamo creati 6-7 opportunità importanti, che poi non siamo stati bravi a trovare l'attimo. Loro per molto meno ci hanno castigato, forse a tempo scaduto. Questo è rammarico, l'arbitro aveva fischietto in bocca, ci ha fatto giocare quasi 20 minuti con l'uomo in meno, compresi i minuti di recupero, non ho capito perché è voluto andare così oltre.